E diamo il benvenuto al nostro ospite. Siamo collegati con Daniele Ronco, attore e direttore artistico di Mulino ad Arte, per parlare di un'iniziativa molto interessante che non vi vogliamo svelare. Intanto diamo il benvenuto al nostro ospite. Buongiorno Daniele. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, gli spettatori. Allora, partiamo subito da spiegare, illustrare ai nostri amici che cos'è Mulino ad Arte, di cui tu sei il direttore artistico. Beh, Mulino ad Arte innanzitutto è una compagnia teatrale, noi ci occupiamo di produzione di spettacoli, di organizzazione di eventi, abbiamo una scuola di teatro. Ma abbiamo, diciamo, la nostra unicità è quella di basare la nostra poetica su tutte le tematiche che riguardano la tutela dell'ambiente, la sostenibilità in campo ambientale, sociale ed economico, con una grande attenzione all'inclusività e soprattutto ci poniamo come obiettivo quello di ispirare le comunità con un approccio ludico, emotivo, partecipato, insomma facciamo un po' questo. Il nostro core, diciamo, è proprio quello di stimolare, insomma, un pensiero, no? Perché il teatro non deve dare risposte, deve aprire, deve farsi porsi delle domande. Ci poniamo delle domande in merito alla sostenibilità e all'amore per il nostro pianeta. E lo fate dunque attraverso il teatro, portando il teatro, come dicevi, in comunità, immagino anche in città, in borghi e in paesi. Grazie a Mulino ad Arte nasce un'iniziativa molto interessante che si chiama Pedalando tra le storie. Di che cosa si tratta? Allora, per raccontare Pedalando tra le storie, devo fare un piccolissimo passo indietro e raccontarvi perché pedalando. Innanzitutto un fil rouge che unisce un po' tutte le attività di Mulino d'Arte da ormai 10 anni è il concetto che sta dietro alla bicicletta. Perché tutto il nostro progetto sulla sostenibilità è nato da un mio spettacolo che è stato prodotto 10 anni fa dopo la scomparsa di mio nonno, perché anch'io vengo da una borgata, io vengo da una borgata, vengo dalla campagna, ho vissuto con lui i miei primi anni, la mia infanzia, e quindi quando lui morì nel 2014 io scrissi uno spettacolo che si chiama Mi abbatto e sono felice, in cui ho unito i valori della sostenibilità, dell'economia circolare, della green economy con la mia vita passata nei prati da bambino insieme a nonno Michele. Questo nonno molto speciale che mi ha trasferito dei valori molto importanti legati al tempo, alla stagionalità dei prodotti, appunto alla lentezza con cui affrontare anche le giornate, a prendersi del tempo. Ecco questo. Io appunto ho scritto questo spettacolo in cui ho recuperato la vecchia Bianchi, la vecchia bicicletta di mio nonno, e l'ho trasformata in un bici generatore. Quindi di fatto io mi autoalimento mentre pedalo e lo faccio ancora, sono a oltre 300 repliche di questo spettacolo e racconto questa storia. Questa storia ha avuto un grandissimo successo, mi ha portato a farlo anche all'estero, oltre che in tutta Italia. E da lì ho sviluppato un progetto che si chiama Teatro a Pedali. Teatro a Pedali è un format in cui il pubblico pedala in sella a delle biciclette per alimentare la scena teatrale. Quindi, di fatto, con un approccio ludico, come dicevo prima, e partecipato, si riesce appunto ad illuminare tutto il palcoscenico. Questo arriviamo a Pedalando tra le storie, quindi una naturale prosecuzione, insomma, di questo progetto. L'ho pensata l'anno scorso, l'abbiamo cominciato a realizzare quest'anno, un tour teatrale a bassissimo impatto ambientale perché io mi muovo esclusivamente in bicicletta, non più con quella di mio nonno, ne ho presa una nuova, mi muovo tra piccoli centri, rigorosamente in bicicletta, quindi di fatto io parto dalla prima tappa. E poi mi muovo esclusivamente in bicicletta tra una tappa e l'altra. Però che cos'è? Che cos'è Pedalando tra le storie? Di fatto è un progetto teatrale di animazione territoriale a basso impatto ambientale che punta al recupero della memoria collettiva, alla narrazione delle eccellenze, a stimolare lo spirito di comunità.
ci fornisce questo progetto una fotografia in tempo reale dei luoghi lambiti, no? Dal mio viaggio, dal mio giro, per quanto concerne la storia passata, la storia presente, con una particolare attenzione alle tradizioni popolari, ai racconti, alle leggende, al sapere orale che è tramandato dagli anziani nei confronti delle nuove generazioni. Daniele, una curiosità, ma tu arrivi nel posto, quindi già conosci di che luogo si tratta, conosci le tradizioni o incontrando le persone, come dire, catturi queste informazioni? Una via di mezzo, perché diciamo che chi organizza questi tour, guarda, ti posso raccontare l'esperienza che ho vissuto quest'estate, non molto tempo fa, al debutto del progetto, che è stato tra la Valgrana e la Val Baraita in Piemonte. Io sono partito da Vernezzo, in provincia di Cuneo, ho fatto questi 20 chilometri verso Pradleves, che è sempre un comune appunto della Vallegrana. Io precedentemente avevo una serie di animatori territoriali che hanno con grande precisione, con grande amore, avevano già incontrato le comunità e avevano già un po' raccontato il progetto e mi avevano mandato un po' di appunti, un po' di cose, un po' di materiale. Io arrivato lì, di fatto ho dedicato tutta la giornata a incontrare persone, a vedere luoghi e nel frattempo con agenda alla mano, perché non avevo neanche il computer, con agenda alla mano ho di fatto scritto in tempo reale il copione che poi ho realizzato la sera stessa in forma di restituzione. E così è stato per tutti i 3 giorni di questa prima. Di questo primo tour, perché poi cosa ho fatto? Io mi hanno, dopo una bellissima cena di comunità, mi hanno ospitato, quindi una persona della comunità mi ha ospitato. La mattina dopo, addirittura, ci sono stati 2 bikers che dalla comunità successiva, che era il comune di Melle, sempre in provincia di Cuneo, ma in Val Baraita, mi sono venuti a prendere, mi hanno accompagnato, escortato magistralmente fino a Melle, al comune successivo, e lì è ricominciata lo stesso processo di incontro di questa comunità. Di fatto io ho fatto 3 serate di spettacolo, ma dove la mattina non sapevo ancora cosa avrei detto la sera. Questo. Fantastico, quindi davvero diciamo che le parole sostenibilità, comunità, condivisione sono alla base di questa meravigliosa iniziativa, quindi pedalando tra le storie, questa iniziativa itinerante che dalle tue parole immagino si sia svolta davvero con grande soddisfazione. In conclusione, Daniele, questo penso si possa fare nel periodo estivo, quello di girare in bicicletta, ma nel periodo invernale, autunno-inverno, che cosa proponete al vostro pubblico? O comunque restate sostenibili, quindi riuscite a muovervi in bicicletta anche nei periodi magari un po' più freddi dell'anno? No, la bicicletta a un certo punto la parcheggiamo, o meglio, le continuiamo a usare con il teatro a pedali, perché come ti dicevo, quel sistema di bike noi lo portiamo in giro nei teatri qualora lo vogliano, come diciamo plus, più insomma in combinata con i nostri spettacoli. Quindi Noi aspetta, innanzitutto gestiamo. ricordiamo questa cosa del fatto che chi viene a teatro pedala e quindi si crea l'energia per illuminare la sala, giusto? Correggimi se ho detto qualche... No, no, assolutamente è proprio giusto. Una così. Ecco. parte, diciamo, una parte del pubblico, perché sono una quindicina di biciclette, una parte del pubblico può scegliere di pedalare e di contribuire quindi di fatto alla produzione dell'energia necessaria. Benissimo, si possono Comunque anche dare il noi cambio durante lo spettacolo. Si devono. Si devono dare il Bene. cambio. Noi giriamo tutto l'anno con i nostri spettacoli, quindi per chi vuole seguirci, insomma, siamo appunto l'accompagniamo Lino ad Arte, giriamo in tutto lo stivale, non solo, andiamo anche all'estero, con appunto i nostri spettacoli su temi riguardanti
possiamo dire in chiave un po' più allargata ai temi dell'Agenda 2030, mettiamola così. Eh certo. Allora, lo hai ricordato, Mulino ad Arte lo potete trovare, immagino, sui social, digitando su qualsiasi motore di ricerca. Vogliamo ricordare magari la pagina Facebook o l'account Instagram al quale i nostri amici possono seguirvi, Daniele? Sì, sul Mulino ad Arte oppure Teatro a Pedali, che è appunto un nostro progetto, e il sito è www.mulinoadarte.com. Perfetto, ti ringraziamo per essere stato con noi, magari ci risentiamo quest'autunno così ci darete altre informazioni, perché no, date e iniziative sul nostro territorio da nord a sud. Grazie a Daniele Ronco, attore e direttore artistico di Mulino ad Arte, per essere stato con noi. Grazie ancora, buon proseguimento d'estate, un saluto a tutta la compagnia. Grazie, grazie tante per l'invito e buona estate a voi. Ciao, Ciao. grazie. Allora, noi ci fermiamo di nuovo lì nella regia e poi ancora insieme.